Daniele Cinquegrana, Andrea Facchinetti, Console Generation. Ritrovati a tutti gli appassionati di videogiochi che amano le console, venerdì sera mezz'oretta insieme con Console Generation. Un saluto dal vostro amico Andrea. E da Raffaele. Ciao Raffaele, sappiamo che sei davvero stanco. I tuoi giri della morte, davvero pirotecnici, ti stanno stremando, Raffaele. Sono stanco e arrabbiato, quindi stai attento questa sera perché potrei essere particolarmente pungente. Ragazzi, devo ammetterlo, Raffaele sta passando un periodo fetente perché fa tante ore al lavoro. Una schifezza proprio. Lo so. E infatti tanti amici ci chiedono, Raffaele non arriva online, non gioca con noi, non interagisce. È un periodo funesto, si può dire, Raffaele, come termine? Vabbè, non funesto, però sicuramente molto pieno, molto ricco, molto stressante. Eppure alla fine Console Generation sempre qua a rompere le scatole. Ce la facciamo e siamo bravi in quello. Ma oggi è il 23 marzo 2016 e nella puntata di oggi parliamo di Hitman, la nostra prova, poi news e curiosità del momento, la bomba della settimana, la Resident Evil Curiosity. È tutto con i vostri commenti in chat, in diretta aperta, e poi abbiamo anche un ospite in collegamento telefonico tra poco. Ma Raffaele, chi andiamo a salutare dei nostri carissimi amici mitici? Salutiamo Marco, Ruggero e Massimiliano, che alle prese con il suo T9, dice così che gli sbaglia sempre i commenti, perché dovete sapere, cari ragazzi, ascoltateci anche con lo smartphone e potete intervenire direttamente dall'applicazione di Spreaker. E poi Alessio, che ci fa i saluti dopo essere stato assente per due lunghe settimane, ma sei sempre dei nostri, anche se ovviamente ti porta la vita a non ascoltarci in diretta. Poi Ale Sax, poi ancora Andrea, che ci lascia un messaggio molto lungo, dice che è soltanto di passaggio e vuole sapere di questa PlayStation 4.5 o 4K, e parleremo in puntata. Dai, ci recuperi poi in podcast, Andrea, un abbraccione, dai. E poi Ruggero, che vuole sapere cosa ne pensi di Hitman, e proprio sarà una recensione anche di lì, oggi, ci arriviamo. Staremo a vedere. Forse abbiamo anche un bonus extra da aggiungere, ma vediamo un po'. L'orario e il tempo che ci rimane. Raffaele, la musica di apertura arriva da un gioco che porto profondamente nel cuore, di Bizarre Creation, era Project Gotham Racing 4. Questo brano si chiama Shadow of the Evil ed era proprio realizzato dai Prodigy, questo gruppo inglese elettronico che conosciamo bene, con Firestarter, Smack My Bitch Up, si può dire, sono parolacce, pazienza, mi spiace, così. Il titolo è quello, e quindi mi piacque tanto questo misto simul arcade con le auto, con le moto. Era veramente figo, Raffaele, mi piaceva tantissimo. Questo PGR che io vedo un po' in... come si dice? In Drive Club. Non tanto in Drive Club, però in... Sì, in Drive Club, è vero. In Drive Club, nell'ultimo aggiornamento, qualche cosa di un po' più vicino. Sì. Oppure anche qualche cosina in Forza Horizon. Però, secondo me, ha un suo feeling. No. Mi manca. PGR. Mi manca. Ricordiamo che al quinto anno consecutivo siamo in diretta tutti i venerdì senza sosta alle 22.30 su Spreaker. Gli originali, diffidate dell'imitazione... occhio ai tarocchini, quelli finti, falsi. Ci trovate anche tramite gamesearch.it, dove i videogiochi si trovano da un altro punto di vista, e anche dalle applicazioni mobile. Raffaele, ci trovate su Spreaker naturalmente, poi cercate Console Generation su Facebook, su YouTube, su iTunes. Se volete scriverci, abbiamo l'indirizzo email info.consolegeneration@gmail.com, e poi abbiamo il nostro account di Twitter, che è @consolegenerati. Va bene, Raffaele, però a noi adesso dobbiamo vedere, intanto c'è sotto sempre la musica di PGR che va, direi, a bomba, e potremmo anche passare con il loop, Raffaele, giusto? Va bene, adesso Andrea fa anche il mix, tutto va bene, vuoi fare tutto tu, fai tutto tu.
Vediamo un po', perché noi tra poco abbiamo in collegamento telefonico una persona. Abbiamo una persona, però non sto riuscendo a chiamarla. Non stai riuscendo a chiamarla, fantastico. Allora, Raffaele, sai impieghiamo cosa? Un attimino il team. Sì, perché avevi promesso a Ruger di parlare di Sniper Elite V4. Purtroppo questa settimana sono stato veramente troppo impegnato al lavoro, però ho scoperto che è ambientato in Italia nel 1943, quindi è una cosa non strana. Questa è l'unica cosa che sono riuscito a guardare per informarmi su questo gioco. Nel frattempo Andrea armeggia lì con il telefono. È vero. Nel frattempo che Andrea tenta di recuperare il nostro ospite, lasciatemi dire una cosa, perché da videogiochi.com abbiamo selezionato qualche news che potrebbe essere interessante da raccontare adesso in anticipo. Proprio parlando di Forza Horizon, sembra che Forza Horizon 3 non sia poi così tanto lontano, perché in Svezia è stato addirittura avvistato in un negozio GameStop con una scritta coming soon. Pensate, il gioco, come ci mostra una fotografia divulgata in rete, la trovate su internet, potrebbe essere molto vicino alla sua data di pubblicazione. Secondo me, se fa come la volta scorsa, arriverà magari verso agosto oppure verso settembre. Poi sicuramente alle 3 ne sapremo di qualche cosa. Raffaele, ci siamo, ce l'ho fatta, ho pagato la bolletta e riesco a telefonare, perché abbiamo in linea Pierluigi Bellini da playasia.com. ciao Pierluigi. Eccolo qua. E così stasera, niente, Pierluigi, non sono riuscito al primo colpo ad agganciare il tuo numero telefonico. Pazienza, vorrà dire che il mio operatore ha le ore contate. Comunque, bentornato su Console Generation. E noi vogliamo sapere, visto che Play Asia porta tante cosine di importazione dal Giappone, che cosa hai scelto per noi, cosa hai messo sul tavolo questa sera. Ah, bello, bello, uno di quei giochi che dico di elevato spessore, vero? Poi sono belli da vedere questi, vero? Eccoli, sì. bene. Tra l'altro... ecco perché, infatti io mi domandavo, Pier, perché tu hai pubblicato sulla tua pagina di Facebook che questa sera saresti stato ospite da noi e che avresti parlato di bricolage. Io allora ho chiesto ad Andrea, ma di che cosa ci parla Pierluigi? E lui fa, boh, guarda, non lo so, non l'ho mica capito. Adesso l'ho capita, malandrino. Va bene, ma questo gioco di che si tratta? Perché gli ascoltatori non capiscono. E abbiamo qualche problema con l'audio, Raffaele, ecco qua. No, è caduto proprio il... È caduta la linea. E vabbè, Raffaele, lo richiamiamo. Qual è il problema? Abbiamo disponibilità illimitata. Illimitata, più che altro il... come si dice... c'era Alessio che diceva che si sentiva soltanto l'interferenza, quindi magari proviamo a seguire il suggerimento di Ruger di metterlo in viva voce. Vediamo un po' come va con il viva voce, dai. Magari col viva voce ci va un pochettino meglio. Dovete perdonare questi problemucci tecnici. D'altronde, sì, come dice sempre Andrea, la diretta è sempre la diretta. Sì. Vuoi che non vada qualcosa storto? Eccolo qua, vediamo. Attenzione Pierluigi, riproviamo, saremo più fortunati. Si sente malissimo, ma noi ti sentiamo bene, per cui Pierluigi, ritorniamo al punto di partenza. Di che gioco si tratta questo Dead or Alive? Ritorniamo al punto di partenza, scusate. Allora, appunto, si tratta di Dead or Alive Extreme 3, che è uscito in due versioni, per PS4 e per PS Vita. E le ragazze di Dead or Alive sono state invitate su questa isola tropicale chiamata Zack Island, e praticamente che cosa fanno? Si rilassano con vari giochi. Bellissimo, vorrei rilassarmi anch'io. Attività varie. Scusate, ma io non vi sento. Noi ti sentiamo bene, vai tranquillo Pierluigi, vai tranquillo. Ok. Allora, ci sono 6 attività principali in totale, tra cui si può scegliere il beach volley, lo hip wrestling, che è praticamente il wrestling con il lato B delle ragazze, nelle quali il giocatore deve buttare in piscina l'avversario. Sì. Poi c'è questo hopping game, che si tratta di una corsa su delle passerelle cedevoli. Sì, me lo ricordo che c'era già ai tempi della prima Xbox. Sì, c'era già.
E poi appunto c'è la funzione casino, nella quale si possono vincere costumi e oggetti. E per quanto riguarda i costumi, ce ne sono davvero di tantissimi tipi. Si va dal più casto al più, diciamo, peperino, Perché... per accontentare un po' tutti i parati. Senti, ma questo gioco fa sudare più di Dark Souls, secondo me. Pierluigi, tu ce l'hai già a casa o che cosa? Allora, la mia copia per PS Vita è in ordine e arriverà nei prossimi giorni. Ah, così te lo puoi portare dappertutto, giustamente. Dici un po', questo è un gioco che, se non sbaglio, al momento non è disponibile, cioè non è previsto per l'Europa, vero? Esattamente. Allora, Quest'Ecmo ha annunciato nei mesi precedenti che questo gioco non arriverà mai in Occidente, ma la versione asiatica contiene tutti i testi tradotti in inglese. Ah beh, e non ci sono censure dal punto di vista dei contenuti, nel senso che è uguale alla versione giapponese per quanto riguarda scene, costumi, meccaniche di gioco e così via. Alla grandissima Pierluigi. Senti Pierluigi, andiamo sulla pecunia. Esatto, voglio sapere i costi e soprattutto a chi consigli di acquistare presso PlayAsia questo titolo. Vai! Allora, come costi siamo? Sulla versione PS4 siamo all'incirca sui 54 euro. Invece per la versione PS Vita 45. Il gioco lo consiglio, vabbè, ovviamente in primis agli appassionati di Dead or Alive. Sì. E poi agli appassionati di belle ragazze. Cioè, vabbè, quello. E a chi vuole giocare un titolo un po' diverso, ovvero uno di quei titoli che solitamente non escono mai dal Giappone. Però in questo caso, essendoci la lingua inglese, secondo me è fruibile da molti. Ed è un gioco appunto un po' particolare, invece dai soliti canoni. Molto bene. Va bene Pierluigi, ci vuoi lasciare con un'altra chicca o per questa sera è tutto? Direi che non è poco, è abbondante, direi. Un'altra chicca, sempre riguardante Dead or Alive, che è uscito ieri anche in Giappone ed è stato uno dei titoli più venduti da Aia, non ti sentiamo più. Sì, abbiamo l'interferenza, abbiamo il cellulare troppo vicino al microfono, Raffaele. Questa prova, insomma, è un po' così. Pierluigi, ci senti ancora? No, non c'è Pierluigi. Pierluigi è andato. Questa sera una puntata tribulata, una puntata tribolata. Va bene, molto tribolata. Senti Pierluigi, noi ci scusiamo con te, ma la rete è quella che è, quindi poi andremo a reperire ancora questa chicca, dobbiamo farlo intervenire, ci facciamo dare un file audio e poi lo passiamo per la chicca. Assolutamente sì. Perché intanto che Raffaele smaneggia con i vari audio, cerca di fare un po' il DJ e rimettere a posto la situazione, il tempo va avanti però, Raffaele, perché non ci aspetta. Il tempo va avanti. Tra l'altro, a proposito di tempo, era parecchio tempo che il buon agente 47 non si faceva vedere. Sì, non si faceva vedere sulle console, ma è arrivato in una forma un po' strana da Ion Interactive, pubblicato da Square Enix. L'hai provato su PlayStation 4, ma c'è anche su Xbox One e su PC, appunto il nuovo Hitman. Prologo a Parigi. Per tutti gli amanti del suo genere, ritorna l'agente 46 con questo nuovo capitolo della fortunata serie. Prima di capire dove e quando si ambienta la storia del gioco, è più importante capire come. Hitman sarà pubblicato ad episodi nell'arco di tutto il 2016, una scelta curiosa che garantisce la presenza del titolo per diversi mesi a venire, ma che potrebbe lasciare troppo tempo in stand-by i fan desiderosi di continuità. Grazie dell'introduzione ricca di stile alla 007, o forse meglio alla Nikita, in pochi istanti riusciremo ad entrare nell'atmosfera giusta. In questo primo episodio l'agente 47 si trova ad una sfilata di moda in una reggia nel cuore di Parigi, dove saremo chiamati a far fuori due figure importanti della moda che in realtà trafficano informazioni dei servizi segreti per rivenderle ai paesi interessati e direi anche fetenti. Quindi il mondo della moda nel mondo criminale, sì, è un po' alla Zoolander. Sì, no, non proprio, lì c'è ben Stilla. Dopo aver preso confidenza con il gioco grazie a due mini missioni tutorial, si comincia a capire cosa spicca di questo nuovo Hitman. L'approccio alle missioni. Per coloro che non
hanno mai giocato in precedenza ai capitoli di Hitman, va messo in conto che l'azione frenetica a testa bassa non paga mai. Il bello di questo gioco sono le varianti a disposizione per arrivare all'obiettivo finale. Imparare a conoscere l'ambientazione è fondamentale per far perdere le proprie tracce, far calmare le acque e dileguarsi. Anche stordire o assassinare i civili, che carino, sarà necessario per permettere all'agente 47 di travestirsi e passare inosservato. Non sempre si riesce, anzi, e a raggiungere le aree maggiormente sorvegliate. Durante le nostre passeggiate potremo scoprire molti dettagli grazie a delle piccole quest secondarie che ci daranno importanti suggerimenti per completare la missione principale. L'astuzia, il depistaggio, i cambi strategia in corso d'opera sono il cuore di Hitman. Il mondo di gioco risulta più vivo che mai con tantissimi ospiti, addetti alla sicurezza, camerieri, modelle in passerella, insomma, di tutto e di più. Tutti possono mandare in fumo la nostra missione se dubiteranno della nostra copertura. Quindi la strategia non è un'opzione. Quindi ti devi travestire, cosa devi fare? Ti devi mimetizzare? Non devi, puoi. Una volta terminata la missione, solo la volontà di completarla in maniera differente ci potrà trattenere a lungo. Per chi ha fame di sviluppi nella trama, l'attesa del prossimo episodio risulta il vero ostacolo da superare. Graficamente Hitman ha un'ottima realizzazione tecnica che mostra dettagli ben curati, effetti di illuminazione, texture e soprattutto un level design appagante. Rispetto al protagonista e ai personaggi in secondo piano non sono realizzati con la stessa maestria, per favorire un numero maggiore di elementi vivi, Raffaele, quindi creare un'azione più in movimento. Il gioco di default ha impostato i 60 fps, che però non reggono costantemente. Per questo nelle impostazioni del gioco è possibile fissare la fluidità a 30 frame per secondo costanti, anche se preferisco la prima opzione. Non è frequente trovare impostazioni del genere su console, su PC magari di più, mentre invece su console dare la possibilità di scegliere 60 o 30 potrebbero anche adottarlo altri studi di sviluppo. L'audio del gioco è nella norma, con l'eccezione della traccia musicale durante la sfilata di moda, apprezzabile per profondità. Infatti man mano che ci avvicineremo alla salita e alla sala dedicata, l'audio prenderà sempre più corpo, esaltando l'effetto prossimità. Senti che cosa ha fatto Ruggero, Andrea, che ci scrive in chat. Che dice? Io col pelatone, ovvero con l'agente 47, ho tirato un estintore sull'orecchio di un cuoco ignaro. Credo che faccia malissimo da tutti come l'ho visto cadere svenuto. E invece poi andiamo in conclusione, perché con la prima missione a 14,99€ c'è anche la versione completa di tutti i futuri episodi, denominata The Full Experience, al costo di 59,99€. Hitman ha del potenziale e gratifica chi ama un approccio al gioco ragionato. Anche se alcuni passaggi hanno scontri con azione, non è questa la sua natura. La grande incognita è la longevità. Quanto sarete decisi a giocare e rigiocare la stessa missione in attesa della prossima? Questo è il vero dubbio di Hitman, caro Raffaele. Però c'è anche da dire, dai, costa 15€, ci sono tanti giochi che magari a 15€ valgono anche di meno di Hitman. Quantomeno uno lo compra, dà un assaggio, se gli piace poi magari si compra un'altra missione, altrimenti sta lì ed esiste. Conviene prendere invece il pacchetto completo, perché ovviamente sì, certo, risparmi circa una decina d'euro. Però, se piace, assolutamente sì. Se piace, direi proprio di sì. Va bene, Raffaele, andiamo un po' sul ridere, perché è arrivato il momento del nostro Roger Mazzini con... che cosa, Raffaele? Con gli annunci improbabili. Che cosa fa altrimenti? Scusa, ovvero le curiose inserzioni a tema videogame che troviamo nella vita quotidiana. Purtroppo capita anche questo. Posso iniziare io, Andrea? Devi. Prendo fiato. Vendo PlayStation 3 in ottime condizioni, con filo ricarica joystick. Quindi... I joystick sono due e funzionano. Meno male. Due giochi. Questa è strana. Sì, è strana. Perché dice: due giochi funzionano. E c'è un punto di domanda, ma non capiamo perché abbia messo questo punto di domanda. Vabbè, 120€ trattabili, quindi ragazzi, arriva da Lecce, e se volete mettervi a rischio, tra l'altro una PlayStation 3 a 120€ con due joystick e due giochi forse funzionanti. Funzionano, non è poco, Invece questo fenomeno, che scrive da Bologna, dice che vendo Xbox 360 con due manette. Cosa sono le manette? Mi dovete spiegare, io non lo so. Eppure c'è chi le chiama le manette.
chiama le manette. I manettini, le manette, sì. Vabbè, vabbè. Più... è da lì che viene lo smanettone. Ah, però arriva da lì. Sì, perché è uno che utilizza la manetta in maniera compulsiva. Le no? manette, benissimo. Più giochi preinstallati tipo GTA 5, Tomb Raider, Need for Speed e altri giochi, attenzione, preinstallati, poi metti il tuo account e non ce li hai. Esatto, cosa sta dicendo? Esatto. Oh, impazzito, tutto al prezzo di 200 euro con l'ultimo aggiornamento per i nuovi giochi. Chi se ne frega, me li aggiorno io, Raffaele, non posso? No, beh, magari tu non hai la connessione internet. Che bello, no, te li compri con tanti giochi, poi l'attacchi, metti il tuo account e non ci sono i giochi. Senti questo invece, senti questo qui, il furbacchione, perché ci sono anche i furbacchioni. Questo dice: vendo console Microsoft Xbox 360 Elite completa di, e qui per non farsi bannare, per non farsi riconoscere così, scrive modifica tutto puntato, m.o.d. eccetera, più 10 giochi, chiaramente saranno originalissimi questi 10 giochi, visto che parla di modifica. Fornita di scatola, ottima idea regalo per Pasqua. Ecco, questo fa e questo dice: ottima idea regalo. Certo. Questo sfrutta il momento per venderti la sola. Ma poi, appunto, poi fa una bella modifica che praticamente diventa una zozzata. Però ti ricorda che c'è una bella scatola, eh? Perché il problema è la scatola, non che c'è la modifica. Va bene. Sì, dove scrive il. Da Livorno, da Livorno. E poi andiamo a vedere che questo dice: vendo Minecraft PlayStation Edition, causa inutilizzo. Comprato, levata la pellicola, stranamente c'è l'etichetta con il prezzo scontato, è incollato sulla plastica della confezione ancora, quindi mi puzza un po', inserito nella console, ma non mi è piaciuto, 10 euro da Ferrara. Ma com'è possibile? Vabbè, è un po' più normale, sì, però, questo è un po' più normale. Mi sa di gioco usato, però. Se vabbè, toglie... certo che è un gioco usato, comunque l'ha aperto, su, anche levata tu, la 10... pellicola. Ma daglieli 10 euro per Minecraft PlayStation Edition, su via. Questa settimana però non abbiamo avuto proprio roba dei fenomeni vabbè, come quelli settimana scorsa. Può variare, vabbè, non sono sempre i campioni del mondo, ma però no, sono curiosi. Dai. Oh, senti andiamo questa, che senti cosa? Questa. Alle news della settimana by videogiochi.com. Videogiochi.com ci dà un paio di notizie questa settimana interessanti, perché questa per esempio arriva da Microsoft, dove qualche tempo fa, una settimana fa o due, avevano fatto un sondaggio dove chiedevano se i vari utenti di Xbox fossero interessati a che cosa? A rivendere i propri giochi digitali, non quelli con disco. Pensa digitali. Che mercato. Allora, pensa che mercato. Sarebbe una cosa intelligente, secondo me. Allora, pensate subito, ci sono stati un sacco di commenti dove allora dicevano subito che Microsoft avrebbe messo in vendita anche avrebbe permesso di mettere in vendita anche i giochi digitali, ma Aaron Greenberg, appunto, di Microsoft, ha detto no, per il momento è stata soltanto un test per vedere cosa ne pensano i giocatori, staremo a vedere che cosa succederà più avanti. Ma, un po' curiosa, mi sa che i negozi non sono tanto contenti di questa cosa. Beh, probabilmente direi no. Di no. Invece da ieri è finalmente cominciata la distribuzione dell'atteso visore per la realtà virtuale Oculus Rift, con somma felicità di tutti gli amanti, appunto, della VR. Per celebrare l'evento, il CEO della società, Brendan Iribe, ha postato una prima fotografia del bundle di Oculus Rift attraverso il suo account di Twitter, specificando che le prime consegne sono attese già per il 28 marzo. Restiamo in attesa dell'arrivo di Rift per il nostro Roberto Buffa, così grazie a lui potremo vedere quanto è profonda la tana del coniglio bianco, perché dobbiamo mettere mano al suo Rift e capire se sì, c'è certo. Della roba sostanziosa. Bene. E invece fra molto poco potremo mettere mano anche su Quantum Break, che vi ricordiamo uscirà in esclusiva su Xbox One il 5 di aprile, ma poi arriva anche naturalmente su PC Windows 10. Ebbene, sappiate che per scaricare il gioco ci sono 45 GB, però visto che è uno di quei giochi che è perfettamente integrato all'interno anche di episodi girati in live action, quindi dal vivo, sappiate che dovrete mettere da parte, liberare sulla vostra console altri 75 giga e 6, che serviranno per scaricare gli episodi sulla console. Però, ragazzi, attenzione, perché Quantum Break potrebbe essere davvero il gioco che fa ruggire Xbox One in questo periodo, per cui attenzione, perché ne parleremo e sarà un momento importante, caro Raffaele. Sarà, quando arriverà. Dark Souls 3 è disponibile in Giappone da appena un giorno circa, mentre in Occidente arriverà soltanto il 12 aprile. Già. Tuttavia, Raffaele, moltissimi giocatori non sono riusciti ad attendere due settimane per mettere le mani sul titolo, scaricandolo dal server nipponico, importandolo o comunque ottenendolo in altro modo. Un'ottima idea, penserete voi, o forse no? Recentemente, infatti, il team di From Software, attraverso una comunicazione ufficiale, ha sconsigliato vivamente agli utenti occidentali di giocare
giocare a Dark Souls 3 prima del day one, dove ci sarà la patch appunto il 12 aprile. Il titolo risulterebbe incompleto e l'esperienza di gioco fortemente compromessa, senza contare il fatto che la modalità multiplayer non funzionerebbe, per cui sì, non abbiate fretta, ragazzi. Mamma mia, la arriva, fretta, arriva, la fretta. Arriva. Però mi sembra che ci sia anche con già nella versione giapponese su Xbox One, se non ricordo male, il testo in italiano. Pensa a te. Ma sì, ormai magari li fanno tutti in multilingua, quindi te lo acquisti e sei a posto così. Ma attendete. Sentite qui, già ce lo chiedevate in chat all'inizio della puntata, ovvero PlayStation 4.5 o PlayStation 4K. Chiaramente si tratta di voci di corridoio, nulla è ancora confermato, però sembra che ci siano delle fonti molto vicine a Sony che confermano che appunto l'azienda stia lavorando su una console potenziata. Potenziata come? Potenziata magari con un chip grafico un po' più potente che ti permetterebbe di migliorare anche i giochi vecchi, oppure addirittura una console fatta appositamente per il 4K e che quindi sarebbe anche naturalmente compatibile con i giochi attuali, ma soprattutto darebbe luogo a una, diciamo così, alla possibilità degli sviluppatori di sfruttare una potenza superiore, ma ancora non si sa niente, quindi certo, rimaniamo alla finestra. Si sente tanto parlare di questi upgrade sia a lato Sony sia a lato Xbox, probabilmente inizia ad andare un po' stretto il fatto che non si riesca a migliorare le capacità grafiche di queste console. Io, Andrea, se posso dire la mia, per me è ancora presto per parlare di upgrade grafici. Penso che le console attuali, certo, se tu guardi il PC, sono indietro ormai, certo, però possono regalarci ancora veramente tanto. Sì. Dall'altro lato, vedersi i film in 4K e tutto quanto, non lo so quanto possa essere una priorità rispetto a... E senza contare che parlare di videogiochi in 4K su una console domestica che deve costare non più di quei 400 euro magari che era costato, sarà molto complicato. Beh, quindi comunque è l'argomento del periodo, questo di andare a colmare un gap col PC che ovviamente può sfruttare potenzialità superiori, però direi che così noi che amiamo le console abbiamo un pochino questa idea, crediamo un po' che rispetto alle passate generazioni sarà molto difficile farle durare 7, 8, 9 anni. Ah, si può darsi, è però molto difficile. E ho partecipato questa settimana a un evento di uno sviluppatore, no, anzi, un produttore di monitor AOC. Mi ha sputato in un occhio. Ma perché è andata così, Raffaele, mi spiace. Sei contento? Vuoi che ti faccia un autografo? No, grazie. No. Bene, praticamente si parlava con appunto AOC di quando secondo loro prenderà piede il 4K, e ci hanno detto che è il 2017 la finestra giusta per orientare, per buttare giù tutto quanto. Pare che prenderà piede l'anno prossimo anche diciamo in larga scala, e quindi ci può stare che Microsoft, Sony siano già al lavoro per stare al passo. Sì, ma tanto potrebbero soltanto vedere i film e i giochi sicuramente non girano in 4K. Andrea, guardiamo in faccia la realtà, facciamo fatica ad avere i 1080p, vabbè, su Microsoft, su PlayStation invece no, però 4K a 25 frame per secondo, ma neanche tutto 15. Che scatta, accidenti. Vabbè, dai, scatta bomba. La bomba. E allora si parla di qualcosa che abbiamo già trattato settimana scorsa, Nintendo NX, questa fantomatica console che dovrà arrivare, nome in codice NX. Un video mostra la realizzazione del secondo controller, ma falso. Il finlandese Frank Sandquist ha deciso di rivelarsi come l'autore delle foto apparse in rete qualche giorno fa. Frank ha realizzato il finto controller con l'aiuto di una stampante 3D, sempre basandosi sul brevetto comparso online lo scorso dicembre. Per rendere più credibile la sua burla, si sarebbe inoltre ispirato ai prototipi Nintendo apparsi in passato, da cui avrebbe copiato le etichette confidenziali incollate sul controller. Cioè, ha fatto un bel lavoretto, si è messo lì a prendere di qua, a prendere di là. Sì, sì, ma ragazzi, questo controller si vedeva che era una panzanata, perché ne avevamo parlato, metti le dita anche sul touch fa. E copri parte del touch, ma poi a forma di cos'è? Di ovale. No, di... sono gli amaretti di Saronno, non so, quei biscottini strani. Ma che roba è? Vabbè, di lingue di gatto, come si chiama? Di code di cane, va bene. E arriva... visto che parliamo di code di cane, anche i marci ballano e danzano.
In Giappone sappiate che se avete occasione di passare di lì, il prossimo autunno la serie Resident Evil verrà adattata a musical con tanto di canti e balli, ma non ne avevamo già parlato anche un paio di anni fa, non mi ricordo. Il musical sarà uno spettacolo originale e partirà da Tokyo nel mese di settembre per poi arrivare a Osaka nel mese di ottobre. L'adattamento teatrale sarà supervisionato, pensate, niente poco di meno che da Hiroyuki Kobayashi di Capcom. Ripetimi la città dopo Tokyo. Osaka. Osaka. Osaka, anche Osaka si può anche, dire, no? Sì, visto che le mie pronunce fanno ridere i cani, va bene, anche Osaka si Osaka. Può dire, va bene, grazie Tokyo. Raffaele, grazie mille, mi Osaka. Sono ripreso una rivincita. Senti Raffaele, ma uno che va in giro a Tokyo, passa di con la fidanzata, la moglie, i bambini, sai, guarda, c'è un musical, andiamo a vedere gli zombie che cantano e ballano, fantastico, solo vabbè, loro. Vabbè, il solo nostro, loro, solo Raffaele, loro. Il nostro Pierluigi, che oggi era un po' turbolento, poverino, perché la connessione non l'ha aiutato e noi ci scusiamo, Pierluigi, ti avremo con noi, comunque ha selezionato un brano che a noi richiama Dreamcast, quindi felicità e gioia di videogiocare, perché arriva da Jet Set Radio Future, si chiama Fly Like a Butterfly e Raffaele, è un bel pezzo, veramente un bel pezzone, molto bravo, bello, molto bello. E andiamo ai saluti, Raffaele. Andiamo ai saluti ricordandovi che forse il joypad non vi cambia la vita, ma di certo l'addolcisce, e quindi giocate. Ciao ragazzi, e andate con Jet Set Radio Future su quel volume che pompa bene. E noi ci sentiamo settimana prossima 22:30, sempre qui su Spreaker. Con un bel premio.